Eccoci qui ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi parleremo del DJI Mini 3, abbiamo una foto, un'immagine e poi delle caratteristiche tecniche che abbiamo estrapolato. Logicamente non si sa se sono ufficiali, ma comunque si sta avvicinando la sua uscita e quindi sicuramente ci sarà qualcosa di vero. Ma prima di iniziare, io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda il DJI Mini 2, il DJI Mini 3 e il Mavic 3. Se volete iscrivere, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ma ora sigla ed iniziamo. Vai! Ecco, partiamo subito da questa prima immagine, che ormai sta girando sulle reti da diversi giorni, che è stata scaricata da un noto profilo Twitter che è Osita LV. Quindi, a primo acchito sembrerebbe proprio la foto, una presunta foto della scatola del nuovo drone di casa DJI, e ci viene subito all'occhio questa scritta: DJI Mini 3. Sembrerebbe che ci sia una versione addirittura con lo smart controller. Poi andiamo a vedere il drone con questa forma un po' particolare, non bellissima purtroppo, da mio avviso, e comunque possiamo vedere subito questi due grandi sensori frontali e anche l'ottica. Qui ci fa vedere anche l'ottica. Si legge E24 F1.7, quindi un'ottica da 24 mm con un'apertura di 1.7. E se fosse così, questo obiettivo permetterebbe di fare foto anche con bassa luminosità e sarebbe una cosa molto interessante. Ecco, ora andiamo a vedere insieme la seconda immagine, che è fresca fresca, è stata estrapolata proprio ieri, domenica 6 marzo, con alcune presunte specifiche tecniche di questo piccolo drone. Sono scritte in inglese, andiamole a leggere insieme. Quindi dovrebbe avere un sensore CMOS da 1 fratto 1,3 pollici con ampia apertura da 1.7, come vi ho fatto vedere dall'immagine precedente. Poi il gimbal è inclinato in un ampio angolo e può sparare verso l'alto. La fotocamera supporta la modalità verticale. Poi evitamento ostacoli in tre direzioni, quindi dovrebbe avere i sensori anteriori, posteriori e quelli sotto il drone. Poi l'Hapti Track, la trasmissione OcuSync 3.0 e il nuovo telecomando con schermo, ovvero lo smart controller che vi ho fatto vedere sempre nell'immagine precedente. Poi ora passiamo all'immagine nello specifico delle caratteristiche tecniche del drone. E qui possiamo vedere queste due scritte molto strane. 249 grammi, va bene, però barra 249 grammi più, con scritto up to battery. Io non lo so, io penso che ci possa essere una versione con batteria maggiorata sopra i 249 grammi. Logicamente è una mia supposizione, non lo so, però vedendo questa scritta fa dubitare. Niente, per quanto riguarda l'uscita non viene scritto niente, non ci dà altre informazioni, ma comunque sembrerebbe che dovesse uscire il prossimo mese, ovvero a fine aprile. Poi logicamente nelle prossime settimane, se avrò qualche ulteriore informazione, ve la farò sapere. Per quanto riguarda il prezzo, ancora non sappiamo niente, ma sicuramente costerà parecchio, quello è poco ma sicuro. Secondo il mio punto di vista ci sarà non due versioni ma anche tre, perché comunque c'è questo smart controller e quindi sarà tutto da vedere. Quindi niente, io vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti per quanto riguarda il DJI Mini 3. Io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima!